Buongiorno a tutti. A scuola abbiamo avuto modo di studiare quello che è successo il 25 aprile del 1945, giorno in cui si ricorda la liberazione della città di Milano dai nazifascisti e la fine di uno stato di guerra che in Italia si dichiarò concluso soltanto il 15 aprile del 1946. Per noi la festa della liberazione non è solo un giorno di vacanza in cui stiamo a casa da scuola, ma è soprattutto un cambiamento verso la pace. La liberazione è avvenuta al termine di una guerra civile e del secondo conflitto mondiale. Una nuova possibilità, la possibilità di cambiare a partire da ognuno di noi, cominciando ad avere rispetto di chi ci sta innanzi. Ricordo, la liberazione ci aiuta a ricordare quello che è avvenuto e a non fare gli stessi errori del passato. Libertà di espressione. La liberazione ci aiuta a ricordare quanto sia importante poter dire quello che si pensa, sempre nel rispetto degli altri, senza correre il rischio di censurare. Dialogo. La liberazione ci porta verso una politica del dialogo e non verso il conflitto. Questo è il messaggio che vogliamo dare soprattutto ai nostri coetanei, che percepiscono gli eventi accaduti circa 80 anni fa come qualcosa di desueto da consegnare alla storia. La storia, appunto, è maestra di vita. Anche se a guardare quello che sta accadendo in Europa da più di un anno, sembra che non sia proprio così. Noi, in realtà, crediamo ancora agli insegnamenti della storia e siamo qui oggi alla fine di fare in modo che un passato fatto di dittature, autoritarismi, discriminazioni, odio e violenza non debba più ripetersi al giorno d'oggi. Vi lasciamo con questo pensiero di Johann Wolfgang Goethe. La libertà e la vita sono meritate da coloro che la conquistano ogni giorno. Buon 25 aprile. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini, sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.